Oggi ho una grande notizia e una domanda per te. Una domanda importante, quindi seguimi bene anche se non mi conosci. Notizia numero 1: ho firmato il contratto per pubblicare il mio primo libro. Yeah! Vai! Dai! Ale! E vai! Così Robin! Yeah! Dai! Ma come Robin? Pubblichi un libro con un editore? Ma non sei quello del facciamo tutto da soli, indipendenti al massimo? Sì, sono e sono rimasto quello a favore di facciamo tutto da soli, indipendenti al massimo. Però ho voluto essere umile nei miei confronti perché ho pensato che se c'è qualcun altro che corre insieme a me nell'aiutarmi a produrre, impaginare, promuovere e far conoscere questo libro, adesso che sono agli inizi, perché non sono nessuno, non mi può essere che di aiuto la cosa. Quando uscirà Robin sto libro? Questo libro dovrebbe uscire quest'estate. Ora non la so la data esatta, ma so che quest'estate, durante le vacanze, estate 2017, questo libro diventerà disponibile in carta stampata, nelle librerie e online su Amazon. Ma che contiene? Di che si parla nel libro? Parla della formula di Sherwood, cioè della strategia passo passo per creare un business online basato sulla condivisione di contenuti di valore e sulla creazione di relazioni con un seguito di fan appassionati per i quali costruire prodotti e servizi su misura, ascoltando le loro esigenze specifiche. A chi è indirizzato? È indirizzato a chiunque sia interessato a poter costruire un business online seguendo una politica diversa da quella degli stratagemmi, dei trucchetti, della necessità di essere degli smanettoni, di dover spingere solo e soltanto sulla SEO, sul traffico e sull'utilizzare degli espedienti spesso poco credibili e poco etici. La mia domanda per te, qual è? Il titolo del libro. Questo libro si sarebbe dovuto chiamare La formula di Sherwood, ma giustamente l'editore mi ha manifestato qualche dubbio. Mi ha detto: Robby, ma la formula di Sherwood sì, è bellissimo, però è bellissimo per chi ti conosce, per chi sa la storia di Sherwood, che è la foresta della condivisione, Sherwood, che è legato al fatto che c'è Robin Hood che viene da Sherwood, scritto S-H-E-R Wood, tu invece sei Robin Good di Sherwood, quindi la formula di Sherwood scritto da Robin Good ha tutto un suo significato. Però me la sto cantando da solo, il libro è mio. Se tu dovessi trovare su Amazon, nella sezione marketing, strategia online, piuttosto che nella tua libreria preferita, un libro che si intitola La formula di Sherwood, lo scarteresti a priori o lo prenderesti in considerazione? Qual è il tuo parere? Formula di Sherwood è un buon titolo? È, così come me, una voce fuori dal coro che è vincente proprio perché è differente? Oppure è meglio un titolo più tradizionale come diventa il punto di riferimento, piuttosto che da brand a friend, da marchio ad amico? Cos'è meglio secondo te? Dammi il tuo parere.